Ciao amici e amiche di Astrologia Evolutiva. Esistono 12 segni zodiacali, ciascuno con la propria personalità e caratteristiche uniche. In questa serie esploreremo le qualità distintive di ogni segno, a partire dall'Ariete. Quando il calendario segna il 21 marzo, la ruota dello zodiaco si sposta sull'Ariete. Questo segno è anche associato alla prima casa dello zodiaco, che rappresenta l'individualità, l'ingegnosità e l'autenticità. Questi tratti si riflettono in ogni persona nata sotto questo segno. Gli arieti sono individui che amano prendere l'iniziativa e guidare gli altri. Essi possono stabilire delle tendenze e guidare generazioni. Ma tra tutti i segni zodiacali, perché proprio l'Ariete? Il tempo dell'Ariete inizia con l'equinozio di primavera, il momento in cui la natura rompe le catene dell'inverno per accogliere un futuro nuovo. È come se la natura si svegliasse dal suo letargo, manifestando nuovi germogli, frutti e fiori. In altre parole, questa è la stagione degli inizi e delle possibilità. Per intraprendere un nuovo cammino, è necessario avere entusiasmo, e l'Ariete ne ha da vendere. Mi dispiace per il segno dello Scorpione, magari sarete anche passionali, ma in termini di entusiasmo, nessuno può competere con l'Ariete. Ariete, il primo figlio di Marte, è pieno di energia visibile in ogni progetto a cui partecipa. Non è un caso che tante delle loro carriere prosperino. A seconda di quanto siano introversi o estroversi, il loro entusiasmo si manifesta di conseguenza. Che si tratti di saltare su e giù come se avessero vinto un mondiale di calcio o di lavorare sodo per realizzare i loro sogni, queste persone sono indubbiamente una forza motrice. Gli arieti sono anche molto influenti. A differenza dei leoni, non cercano l'attenzione, la comandano. Hanno un impatto sugli altri e la capacità di ispirarli. Spesso si vede che quando un ariete fa qualcosa, diventa una tendenza. Quando esprime una opinione, le persone si sentono obbligate ad ascoltarlo. Hanno anche una naturale disinvoltura e possono far sentire chiunque a proprio agio. Ora, potresti chiederti, se sono così influenti, saranno quindi molto manipolatori? Beh, non esattamente. Ovviamente, dipende dalla persona, ma di solito gli arieti sono molto innocenti. Non sono noti per serbare rancori e sono di solito molto diretti. Un problema che a volte potresti notare è che gli arieti potrebbero non essere gli adulti più responsabili. Mi spiego meglio, non sono necessariamente le persone a cui dovresti chiedere di badare ai tuoi figli, a meno che tu non voglia tornare a casa e trovarli a giocare ai videogiochi con loro. Ah, un'altra cosa. Loro possono essere anche molto testardi. Quando prendono una posizione, è quasi impossibile farli cambiare idea. Ora, che abbiamo discusso i tratti, parliamo delle compatibilità dell'Ariete. Ogni segno zodiacale è associato a un elemento naturale. Per l'Ariete è il fuoco, insieme ad altri due segni di fuoco, Leone e Sagittario. Inutile dire che gli arieti tendono a andare d'accordo con questi segni. Sagittario e Ariete hanno ideali molto simili. Questo è il motivo per cui questi due segni di fuoco possono trovarsi molto bene insieme. L'Ariete è entusiasta e il Sagittario è libero di spirito. Se l'Ariete è abbastanza aperto da dare spazio al Sagittario, allora questa relazione può durare una vita. D'altra parte, l'Ariete potrebbe trovare una sfida nel Leone. I leoni sono esigenti e gli arieti amano guidare, quindi potrebbe esserci una continua lotta per il potere tra i due. Tuttavia, se riescono a superarla, questi due segni troveranno la compagnia reciproca molto appagante. Questo, ovviamente, a condizione che il leone non alimenti ulteriori discordie. Nonostante quanto detto, molti astrologi ritengono che l'acquario sia il miglior abbinamento per l'ariete. Perché? Beh, fuoco e aria sono elementi compatibili. L'acquario ha la natura libera di uno sagittario senza il lato selvaggio. Inoltre, l'acquario anticonformista potrebbe trovare conforto nell'autenticità dell'ariete. L'ariete potrebbe trovare la natura non convenzionale dell'acquario davvero affascinante. Una situazione vantaggiosa per entrambi.
Per quanto riguarda gli altri segni, l'Ariete si trova bene con la Bilancia. È un classico caso di opposti che si attraggono. Anche la compatibilità fuoco-aria gioca un ruolo. La Bilancia, a volte poco sicura di sé, potrebbe trovare l'Ariete ispirante, e l'Ariete potrebbe trovare una relazione stabile con la Bilancia. Purtroppo, non possiamo dire lo stesso per i Gemelli. Infatti entrambi hanno temperamenti simili. Possono essere entrambi molto infantili a volte. Se sei un adulto, sai già cosa succede quando lasci fare un progetto a due bambini delle elementari. Può essere piuttosto caotico. Per quanto riguarda i segni d'acqua, i Pesci potrebbero essere troppo superficiali e il Cancro troppo sensibili. Questi due segni potrebbero non attirare necessariamente l'Ariete. Gli Arieti cercano persone che sono loro uguali. Quando cercano un partner, potrebbero non vedere questi due segni come tali. Ovviamente, se lavorano attraverso le loro differenze, potrebbe avere successo. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. Sorprendentemente, Ariete e Scorpione potrebbero essere un buon abbinamento. È un po' strano, ma molti astrologi credono che queste persone possano andare molto d'accordo. È probabilmente a causa dell'influenza di Marte o del fatto che sono entrambi individui motivati. Se questa relazione deve avere successo, entrambe le parti dovranno investire tempo ed energia, ma se funziona, sarà una di quelle relazioni che tutti ammireranno. Bene, questo è tutto per l'Ariete. Ci vediamo nei prossimi video con altri meravigliosi contenuti, magari proprio sul tuo segno zodiacale. Cari amici, grazie per essere con noi. Se volete restare sempre aggiornati sulle previsioni astrologiche, iscrivetevi a Astrologia Evolutiva. Mettete un mi piace, attivate la campanella e condividete le vostre emozioni nei commenti. Saremo felici di leggerli. Grazie.